Poema in libreria, intanto è uscito un volume fortemente critico nei confronti della teoria dell'evoluzione della specie formulata da Darwin. Ce ne parla Francesca Nocerino. Continua a far discutere la teoria dell'evoluzione della specie elaborata da Darwin alla metà dell'Ottocento. Scienza, filosofia e religione da sempre spaccate sull'idea che la vita sulla Terra discenda da un comune antenato e che l'evoluzione avvenga attraverso una selezione naturale. Una teoria scientifica che ha dato vita a una ideologia atea, scivolando nel materialismo e nel relativismo, sostiene il cardinal Renato Martino. Ormai che il marxismo ha fatto il suo tempo, adesso si ritorna con il figlio del marxismo, che è questo darwinismo. Ma lei si sente discendente da uno scimpanzé? Io no. Decisamente critico il libro di Rosa Alberoni, Il Dio di Michelangelo e la barba di Darwin. Non una battaglia tra creazionismo ed evoluzionismo. Piuttosto l'accusa ai seguaci dell'etologo inglese di esaltare il potere del più forte su quello del più debole e di voler cancellare la nostra tradizione culturale estirpando il concetto di Dio. Una posizione, secondo la scrittrice, senza futuro. Io sono per la redenzione e sono per la creazione. La creazione ci dice da dove veniamo, chi è nostro padre, e la redenzione ci dice dove andiamo. Altro noto detrattore di Darwin, il biologo e genetista Giuseppe Sermonti. Anche secondo lui l'evoluzionismo contiene in sé l'orrendo germe del razzismo. Tutta la teoria di Darwin è la teoria della sopraffazione, del debole da parte del forte.